Siamo adesso che stiamo riprendendo in pieno inverno e il 20 gennaio fuori fa freddo, quindi molta voglia di andare a fare escursionismo non ce n'è e allora mi dedico alla cucina. Per voi preparerò i bomboloni o le loro versioni farcite, le krafen. La ricetta ve la faccio scorrere sullo schermo, potete fare il vostro fermo immagine. Io ho scelto di utilizzare farina di grano tenero di tipo 1. Poi lo zucchero semolato, che è il nostro saccarosio, del miele, io ho preferito quello di acacia, e poi il burro, un burro morbido a temperatura ambiente, latte parzialmente scremato, sale, uova e aromi vari. La particolarità è lo zafferano che io ho, diciamo, preferito introdurre, rispetto alla ricetta classica. Ora sullo schermo iniziate a vedere, scorrere le prime immagini e vi prometto che la trattazione sarà il più succinta possibile. Abbiamo una boule con il latte e una frustina dove io ho già aggiunto il lievito e il miele. Il latte è stato precedentemente intiepidito. Poi vi faccio vedere sostanzialmente gli aromi che unirò al burro. Burro morbido. Ora sto impugnando la fialetta di aroma di arancia, poi prenderò la bacca di vaniglia e poi andrò ad aggiungere anche lo zafferano. Perché riunisco il burro? Perché il burro mi permette di distribuirli meglio ed esaltarne poi il sapore all'interno dell'impasto. Per estrarre i semi dalla bacca, prima l'ho messa in bagnomaria un pochettino nell'acqua per ammorbidirla e poi con questo coltellino da trekking molto affilato andrò ad inciderla e ad estrarre grattando l'interno. Benissimo, passiamo all'assemblaggio delle fasi successive. Bene, nella parte che segue voi vedrete unire le diverse componenti. Quindi ora io sto unendo il burro, i diversi aromi e successivamente lavoreremo l'impasto. Ecco allora che nelle immagini che scorrono vediamo proprio queste fasi. Stiamo andando a grattare i semi della bacca con il coltellino e li stiamo unendo al burro. Se avete pazienza, riuscite a estrarre veramente molto aroma da una singola bacca. Poi si passa a stemperare. Io mi sono ritrovato un po' il burro troppo solido perché non avevo tolto dal frigorifero per tempo, quindi vi consiglio di provvederlo a fare. Nella immagine successiva uniamo alla farina le nostre uova, lo zucchero e iniziamo ad impastare. Come vedete, io prima cerco di mescolare alla farina lo zucchero per bene e dopo soltanto aggiungo le mie uova. Si procede quindi con la fase dell'impasto, che all'inizio risulta piuttosto appiccicaticcio e per il momento noi non abbiamo ancora aggiunto il burro. Quindi ci stiamo occupando di amalgamare la farina e lo zafferano unitamente con il latte e le uova. Quando avremo impastato per bene e il panetto risulterà omogeneo, procederemo con l'aggiunta del burro e degli altri aromi. L'aggiunta avviene quando ci rendiamo conto di poterlo fare senza che l'impasto risulti difficile da lavorare. Quindi poi passiamo su un piano di lavoro in acciaio. Andiamo ad aggiungere il burro. A fiocchetti piccoli, così che sia possibile farlo assorbire bene in maniera omogenea da tutto l'impasto. Un po' di pazienza.
pazienza, dobbiamo lavorarlo a lungo finché non torni a essere omogeneo. Ecco ragazzi, l'impasto è riposato, la maglia glutinica si è formata nuovamente, noi adesso andiamo a fare le pieghe di rinforzo per fare in modo che possa mantenere una certa turgidità poi durante la fase della lievitazione. Chiaramente l'impasto è sempre molto bagnato perché c'è il burro e con il nostro strumento andiamo a aiutarci staccandolo per poi distenderlo nuovamente il più possibile prima di fare le nuove pieghe. Ecco qua un'altra piega. Mettiamo sempre in verticale così, con il lato aperto di sopra. Facciamo riposare un poco, schiacciamo e attendiamo. Eccoci di nuovo, stacchiamo con l'aiuto di questa spatola il nostro impasto e tendiamolo il più possibile così da allargarlo. Ora l'impasto si è praticamente asciugato, mantiene un po' la sua appiccicosità, però è un impasto praticamente asciugato. Noi lo possiamo lavorare ancora una volta, facciamolo riposare abbastanza, poi lo facciamo a palla e lo mettiamo di nuovo con il bullo a lievitare, perché deve lievitare questo impasto e anche abbastanza. E poi farò una piccola pirlatura come quella del pane. Eccolo qua. Questa si chiama pirlatura. Chiaramente sotto è un po' appiccicato, quindi noi ci aiutiamo sempre con questo strumento per staccarlo. Della bolla, lo riposizioniamo nella nostra bolla, prendiamo le bricioline, anche se questo non è necessario, e le appiccichiamo da qualche parte. Ecco qua, 12 ore di lievitazione, coperto in con pellicola o comunque un piatto, quindi dobbiamo limitare l'ossigeno. A questo punto, per scelta, decido di saltare la fase della cottura che avviene tradizionalmente in olio. Io ho scelto l'olio di girasole alto oleico e ho portato a una temperatura piuttosto alta, quindi nel giro di pochi secondi, al massimo un minuto per lato. Le diverse pezzature di graphene sono pronte per essere tolte, asciugate ed eventualmente farcite.